Siamo con Grassia, portiere del Littoriana Futsal. Una prestazione da due volti da parte della vostra squadra. Era un impegno sulla carta difficilissimo, si è rivelato effettivamente tale. Però nel primo tempo avete giocato una partita davvero concreta, avete segnato tanto. Nel secondo tempo avete perso sicuramente un po' di lucidità, forse per causa della stanchezza. Tu come l'hai vista? Ho visto che siamo stata una squadra abbastanza stanca nel secondo tempo. Il primo tempo, come detto, siamo andati molto bene, però purtroppo abbiamo peccato di lucidità. Al momento in cui abbiamo avuto due infortuni nella stessa partita, già qualcun altro era un po' acciaccato, purtroppo sono state anche due settimane dure in allenamento e purtroppo siamo molto calati. Nonostante insomma le tante reti incassate, hai fatto tantissime parate, questo vuol dire che evidentemente è la fase difensiva il vostro principale problema, la cosa su cui dover lavorare di più. Purtroppo la persona che regge molto nella nostra fase difensiva si è fatto male, come visto nel primo tempo, e la persona che riesce a comandare un po' di più la fase difensiva. Gli altri non sono da meno, però ecco, se non hai i cambi non riesci ad andare avanti. Con Feodrov, un giocatore che ha dato comunque il suo contributo in questa partita, una partita che è stata sicuramente più complicata di quello che effettivamente dice poi il risultato. Un primo tempo complicato, poi nel secondo tempo avete manifestato tutta la vostra superiorità. A questo punto diciamo che la testa è ovviamente per cercare di mantenere questo gap dal team Nuova Florida in vista dello scontro diretto. Tu come vedi questo campionato? Ma io penso che sin dall'inizio campionato abbiamo dimostrato di meritare di stare lassù. Stiamo facendo il nostro, la squadra gioca sempre meglio. Oggi sì, è ovvio, tutte le partite sono complicate, soprattutto in casa, vengono tutti molto, molto cattivi, giocano, non hanno niente da perdere. Ovviamente noi lotteremo fino alla fine per portare a casa questo campionato. Un aspetto su cui bisogna forse lavorare maggiormente è cercare di mantenere una certa disciplina in campo. Tanti cartellini gialli anche oggi, sicuramente molti evitabili, questo può sicuramente rappresentare una causa negativa nel caso in cui dovessero arrivare poi delle squalifiche, magari in vista di obiettivi importanti. Io vi posso garantire che questa cattiveria è solo agonistica. Se prendiamo qualche munizione in più è solo perché abbiamo tanta voglia e tanta cattiveria. A parte me, sono due giocatori d'esperienza, sanno benissimo come gestire questa cosa insieme al mister e allo staff, quindi io non penso che ci saranno problemi in vista dei scontri diretti che ci aspettano.